Io sono Carlo Lucarelli, ho raccontato misteri risolti e eventi che hanno cambiato tutto. E sono tornato con un'altra incredibile stagione di Di Giallo. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme. Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ. Allora, Urca, è un tema che non ne so una mazza, quindi mentre gli altri, quelli più pratici, più o meno uno li vive, li tocca, sono più tangibili, così ti ci trovi più a tuo agio, questo non so proprio niente, mi spaventa un po', però la dottoressa è tutto orecchie. Spaventa tutti, penso. Spaventa pure me. Immagino, vai. Disturbo borderline, dottoressa. Ragazza, 20 anni, parecchi anni... tentati suicidi, ricoveri, comunità e tutto quanto, e ancora non se ne viene fuori. Posso chiedere una specifica di che cosa stiamo parlando esattamente? Non so se vuoi farla tu, Andrea, o lo facciamo fare la dottoressa, perché appunto comincia un tema che conosco poco, allora lo senti nominare, ma non... Posso parlare per esperienza mia personale, quindi disturbo borderline, cosa significa? Sbalzi di umore, oggi mi va bene... tra qualche ora la vita è brutta, la vita è nera, va tutto male. Quindi provo al suicidio, chiedo aiuto, ho bisogno di aiuto, voglio tutte le attenzioni per me, e purtroppo i medici ti aiutano fin lì. Io come posso aiutarti, Andrea? Che pezzo mi chiedi di fare con te oggi? Allora, quello che ti chiedo è quello che le chiedo. Cosa fare? Cercare una comunità specializzata su disturbo borderline, continuare con una comunità come adesso generica, quindi psichiatrica, diciamo, più che altro. È il luogo dove si trova collocata oggi vostra figlia? Sì, esatto. Ok. Come mai questo dubbio? Cioè, le persone che ce l'hanno in carico non si sono espresse in merito? No. Anzi, ok, questo è strano. Li vedo piuttosto... lo so, è strano pure a me, nel senso li vedo piuttosto in difficoltà, in quanto quella comunità segue più che altro delle depressioni tra virgolette normali. Sì. Disturbo borderline sta mettendo in difficoltà tutta la comunità. Perché non sono abituati ad avere questo tipo di utente. Esatto. Ok, ti faccio solo una domanda, poi magari facciamo un cappello più allargato per vedere di includere anche chi ci sta ascoltando. Come mai al momento la ragazza è ricoverata, la decisione da chi è stata presa? Da tutti, dai medici, da lei, da noi. Ok, è seguita un ricovero in psichiatria? Sì. Ok, perfetto, allora ho più o meno capito l'iter. Allora facciamo così, intanto così lo raccontiamo anche ad Ale, sì. Proviamo a inquadrare di che cosa stiamo parlando. Parliamo di una diagnosi di disturbo di personalità. Abbiamo un vantaggio nella vostra storia, Andrea, cioè vostra figlia è molto giovane, quindi significa che siamo arrivati tempestivamente a porre diagnosi. I disturbi di personalità sono trattabili, quello che occorre è molto tempo, nel senso che, come dice la parola stessa, il disturbo di personalità presuppone che la costruzione di quello che siamo diventati sia tipo una piantina senza innesto, cresciuta storta, cioè con dei difetti. In particolare dal punto di vista del disturbo borderline, che secondo alcuni autori, io sarei d'accordo, di fatto è un sinonimo del disturbo narcisistico di personalità, si ha una generale disorganizzazione. Si tratta di persone molto disordinate, molto confuse, soprattutto sul piano relazionale, cioè prima ancora che essere un disturbo, come dicevi tu, correttamente, che investe anche l'umore, per cui nel corso della stessa giornata si sta un momento sul pero, un momento sul melo. Di fatto si tratta di persone che hanno proprio un difetto nello stare sia con sé che con gli altri, quindi spesso in effetti cercano attenzioni in modo molto enfatico, spesso molto pericoloso. Non sanno sempre prendere delle mani tese che vengono porte loro, e di fatto quello che va saputo è che è come se avessero costruito una sorta di scheletro intorno a quello che viene spesso percepito come un grande vuoto, come se fossero veramente dei buchi con le persone intorno. Quindi il lavoro di cura si può fare assolutamente, occorre molto tempo, non servono altri 20 anni, però generalmente degli anni per poter mettere le mani sulla struttura di personalità, andarla in qualche modo a demolire e ricostruire, un lavoro molto strutturato. A volte si fa solo con la psicoterapia, a volte si fa anche con i farmaci. E allora
chiaramente immaginerai, Andrea, che il caso specifico non lo conosco e è bene che io sia cauta. Da quello che mi racconti, però, in effetti è una diagnosi precisa, sì, che va affrontata con il dovuto know-how, quindi probabilmente un luogo dove ci si occupi in maniera più personalizzata di diagnosi di questo tipo potrebbe essere utile. Attenzione, perché esistono gli effetti contagio, quindi in realtà ci sono pro e contro. I pazienti border sono pazienti molto difficili, molto sfidanti. Potrebbe essere che forse in questo momento essere messa in una comunità con un tipo di utente diverso da lei in verità non sia necessariamente così male, perché in qualche modo non rischia di confondere le sue modalità con quelle degli altri, perché altrimenti si rischia di alzare il tiro moltissimo, sì, sì, rispetto al fatto di essere dimostrativi. Sono persone che stanno malissimo e che spesso, perché, siccome uno dei sintomi è la necessità di attenzione, in un contesto in cui c'è altra gente che ha la tua stessa necessità di attenzione diventa un'escalation, precisamente, no? È bravo, okay, okay. Quello che potrei dirvi, Andrea, forse voi siete già in questa direzione, in questo caso bravi, continuate così. Per la mia esperienza, soprattutto perché vostra figlia non è più una minorenne ma è ancora molto giovane, io vedo funzionare molto bene che anche i genitori si lasciano aiutare, si facciano prendere in carico, perché stare a contatto con questo tipo di persone è difficilissimo, stanno malissimo ma spesso sono esasperanti. Ma infatti, quindi, mi sembrava che Andrea fosse anche, cioè volevo a margine poi fare un po' i complimenti, come dicevo prima, la persona inesperta, perché mi sembri molto consapevole, molto pratico sulla questione, perché poi il rischio di alcuni genitori è sottovalutare o far finta di non vedere, no? No, no, purtroppo sono tanti anni, perché è da quando ha 17 anni che abbiamo questo problema, quindi ne abbiamo passate di tutti i colori, per questo sono molto obiettivo, no? Sì, sì, sì. Però purtroppo è ancora un argomento in alto mare. Sì, immagino. Quindi, che per voi deve essere stato davvero molto difficile, soprattutto se magari ci sono anche fratelli o sorelle. Distruttivo, sì, perché distruttivo, sono persone, quella è la parola, secondo me, più molto portate a sciupare. Non sono tanto capaci di costruire, ma perché loro per primi sentono di essere poco se non addirittura niente, quindi in realtà dietro ogni gesto, anche quelli peggiori, ci sono segnali di grande dolore che è molto difficile assorbire, perché poi la verità è che queste persone ti fanno effetto e a te verrebbe da controreagire, da padre, da madre, naturalmente voi non siete i suoi curanti, quindi se posso permettermi, considerate di avere anche voi uno spazio di ascolto. Anche certo, solo perché possiate sfogarvi e portare certo quello che significa per voi. Andrea, ti mandiamo un abbraccio. Grazie. Buona ragazzi, giornata. Grazie mille, buona giornata. Ciao, 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 ciao. Grazie. Non dormire fa ingrassare? Perché i fenicotteri stanno su una zampa sola? Esiste il gene dell'infedeltà? Ascolta le risposte a queste e altre domande, impara ogni giorno qualcosa di nuovo e fai bella figura con amici e parenti. Brainstuff Italia con Francesco Foderà sull'app One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme.